Altro, tornando a Vicario, il portiere dell'Empoli quest'anno è stato il preferito dalla nostra redazione come rendimento in Serie A e allora siamo andati a premiarlo. Guglielmo Vicario si aggiudica il premio numero uno Sport Mediaset, assegnato in base ai nostri giudizi, che prevedono 10 punti per la parata più bella e difficile di giornata, 5 per la seconda, 3 per la terza. Vicario, quota 60, prevale su Falcone 54 e Carnesecchi 53. Quarto di Gregorio, quinto Skorupski, seguono Ochoa e Meret, Montipò, Silvestri, Audero. Per il portiere dell'Empoli, seconda affermazione consecutiva dopo la vittoria di Donnarumma nella prima edizione. Sempre un grande piacere, insomma, ricevere un premio poi per quanto appunto riguarda il nostro ruolo, per quello che significa, di alcune parate appunto importanti fatte nell'arco della stagione. Hai in mente qual è la più bella, la più difficile più che altro? Secondo me, per tecnica, momento e diciamo complessità, è quella che ho fatto su D'Alessandro contro il Monza in casa. Stagione particolare quella di Vicario, con grandi parate e 60 punti totali accumulati tutti fino alla 23esima. Poi un colpo al costato degenerato in una fastidiosa infezione lo ha costretto a fermarsi per 2 mesi tra marzo e aprile. La nostra classifica, che premia appunto le grandi parate, trova conforto nei dati di fine stagione. Negli interventi decisivi, quelli cioè nell'uno contro uno o sui tiri con alta probabilità di gol, Vicario è infatti al primo posto a quota 32 e Falcone, secondo nella nostra classifica, segue a quota 30. Poi ci sono Skorupski, Silvestri e Terracciano. Il portiere dell'Empoli è tra i primi anche nella percentuale di parate su tiri affrontati, con il 71,6%, ha davanti solo Provedel, Szczęsny, Falcone e Onana. Ma il riconoscimento più importante arriva da Roberto Mancini, che inserendo Vicario nella lista dei 23 per la Nations League lo ha di fatto promosso al ruolo di terzo portiere azzurro alle spalle di Donnarumma e Meret. Un orgoglio immenso, smisurato, che non si può quantificare, quindi ringrazio il mister e mi fa estremo piacere. Ti senti pronto per il grande salto? Corsi ha detto che non ti fermerà. Andiamo in vacanza e ne abbiamo bisogno, poi ci penseremo più avanti.